Io non sono il volto né del fascismo né del razzismo. La Lega prende voti semplicemente, e Matteo Salvini prendono voti semplicemente perché facciamo esattamente quello che diciamo. Il tema della coerenza è evidentemente un segnale, un marchio di fabbrica. Sull'immigrazione abbiamo sempre detto che l'Italia non poteva e non può essere il centro d'accoglienza d'Europa. Abbiamo una sovranità, abbiamo un interesse nazionale che deve essere difeso. Questo vuol dire assistenza sì, accoglienza nei confronti di tutti no, in modo particolare se le navi che pensano di sbarcare nei porti italiani sono navi straniere. Oggi abbiamo finalmente, e serviva un ministro dell'interno come Matteo Salvini per porre all'attenzione non solo di Malta ma in modo particolare dell'Europa il fatto che il nostro paese non può essere l'unico paese in Europa che fa accoglienza ed assistenza. Un risultato in controtendenza e un segnale in controtendenza rispetto al passato importante e significativo, ripeto, a tutela dell'interesse e della sovranità nazionale del nostro paese. Io lo trovo come se qualcuno che ci fosse stato, se ci fosse stato un incidente e voi state a guardare stato, la persona, non fare la persona che sta, migliore, non che c'è sta stato stesa in terra e migliore, arriva un altro che vi risolve fare il problema. Migliore, allora, migliore, non c'è stata, Molteni, non c'è stato nessun incidente, penso, tutto penso è avvenuto assolutamente in sicurezza. Sulla pelle delle persone, 629 persone, 7 donne non, incinta, non ti permetto, bambini, migliore, non ti permetto non di fare questo, non ti permetto. Per niente, anche perché non è stata migliore, l'Europa, vabbè, è stato il governo socialista di Sanchez. Va bene, è stato migliore, il governo socialista non è morto, di Sanchez, migliore, non certo non è morto, l'Europa che voi siete riusciti a cambiare. Va bene, certo va bene, Orban migliore, non glielo potevate bene, chiedere, il bene vostro alleato Orban non vi avrebbe mai aiutati su questa vicenda, mai, non vi avrebbe mai aiutati. Migliore, ma non è morto, poi non è morto, non diamo cattiva informazione, perché qua si fa servizio pubblico, non è morto assolutamente nessuno. Premura da parte di questo governo è stato quello di garantire assistenza a chiunque mandando delle motovedette con la disponibilità immediata. Sull'Aquarius vi erano 7 donne incinte e 11 bambini, con la disponibilità assoluta da parte del governo di garantire assistenza immediata a questi soggetti. Non ve ne è stato bisogno perché le condizioni erano assolutamente di massima tranquillità da questo punto di vista. Noi abbiamo dal 2013, cioè da quando la sinistra governa il paese, il nostro paese ha accolto 600.000 richiedenti asilo o falsi richiedenti asilo. Chi scappa dalla guerra lo accogliamo, i migranti economici assolutamente no. Finalmente la Spagna fa una parte, fa un pezzettino di questo principio di solidarietà europea che ad oggi non abbiamo mai visto, credo che sia andato assolutamente ma positivo. No, ma l'ha fatto per quelle persone.